Signori, buonasera a tutti. In realtà questa parte già l'ho fatta, però poi mi sono reso conto che la GoPro non registrava, quindi rifacciamo di nuovo tutta la presentazione. Eccoci qua, siamo sull'Etna il 30 di ottobre 2022. Precisamente siamo qui a vedere il Monte Sona, un posto mistico di questa montagna, di questo vulcano. Mistico perché online gira, non so, questa leggenda metropolitana o meno, possibilmente storia anche vera, dove racconta che comunque un signore negli anni 60 o 70, non mi ricordo, ha avuto un incontro ravvicinato con entità extraterrestri qui sul Monte Sona, qui da qualche parte. Ha avuto questo incontro paranormale molto interessante, quindi niente, gira questa storia che racconta che di notte, venendo qui, puoi incontrare qualcosa. Cosa non si sa, vedremo cosa riusciamo a captare con le nostre antennine invisibili. Detto questo, buona visione a tutti. Dato che qui non ci siamo mai stati, visitiamo questo posto. Quindi in primis siamo qui per visitare un boschetto carino, nient'altro. Nel frattempo la donna e la madre, sempre in compagnia. In tutto ciò, è da tanto che non faccio video qua su questo canale, le motivazioni sono tante. Diciamo che questo canale comunque è stato aperto per parlare di cose, diciamo, che hanno a che fare con questo mondo, no? Quindi paranormale, cose comunque strane, particolari, che in questo periodo non sono accadute, ecco, purtroppo. Quindi niente, stare qui e parlare di niente non ha assolutamente senso. Però non so, magari fatemi sapere se vi fa piacere, a prescindere dalla mia presenza, a prescindere dal discorso, no? Ci raccontiamo un po' di storie in generale, abbiamo voglia. In questo caso possiamo essere sempre più presenti. Cos'altro? Devo dire qualcos'altro? Ah sì, che comunque su questo canale, quando si parla di determinate cose, aspettate, vi faccio vedere questo panorama bellissimo. In tutto ciò è fantastico, guardate che bello, pazzesco. In questo canale, quando si parla di determinate cose, lo si fa per raccontare e non per convincere un qualcuno in generale, no? Quindi io non voglio convincere nessuno, racconto semplicemente quelle che sono le esperienze che ho vissuto, e le sensazioni e le emozioni che ho provato, tutto qua. Quindi non obbligo nessuno a credere a qualcosa, non insisto, ognuno crede a quello che vuole, ognuno ha la propria vita, ha le proprie esperienze, quindi credete a quello che volete, cioè non, ripeto, non devo convincere nessuno. Dico questo perché, leggendo molti commenti, mi rendo conto che, non dico che c'è tanta ignoranza, perché ripeto, ognuno crede a quello che vuole, però boh, scrivere e dire determinate cose senza sapere, così tanto per scrivere, tanto per offendere, tanto per dire, non ha assolutamente senso. Nel frattempo, da notare questa cosa molto importante, è l'inciviltà delle persone, no? Guardate, cioè qua a quanto pare qualcuno ha fatto qualche grigliata, qualcosa, il falò, il fuoco, però voglio dire, nel frattempo che siete stati qui, vi siete divertiti, avete bevuto, mangiato, avete passato una bella giornata, sta spazzatura ve la riportate indietro, l'andate a buttare, a riciclare, la buttate da qualche parte se proprio non volete fare la differenziata. Però voglio dire, lasciare in mezzo a questo bellissimo boschetto, questa montagna, in mezzo alla natura bellissima, tutta sta merda, fa capire l'inciviltà umana. Cioè, questo è il 2022, queste sono alcune teste che vivono su questo pianeta Terra, e che, per quanto mi riguarda, su questo pianeta determinati elementi non ci dovrebbero nemmeno essere, perché qui poi ci sono tanti animaletti indifesi che vengono
magari si mangiano un po' di plastica, si sentono male, comunque qualsiasi cosa, a prescindere a livello estetico è una merda, cioè che cazzo è? Cioè che schifo è, scusatemi. È una merda, l'inciviltà umana. Ecco, uno viene qui per passeggiare in mezzo alla natura, invece no. Anche qui, dove cerchi di essere, di stare più lontano da questo mondo incivile, purtroppo notiamo questa merda. Quindi la merda è sempre presente, che schifo. Che schifo. E niente, signori, per adesso niente di paranormale, ovviamente. Ripeto, io non so se questa storia che parla, che racconta questo signore che negli anni 60, ripeto se non mi sbaglio, ha avuto questo incontro con entità extraterrestre. Racconta che questo signore una notte si è svegliato, comunque era una persona che veniva molto spesso sull'Etna, quindi era una persona. Non so se è ancora viva questa persona, ma comunque è una persona che comunque veniva qui a farsi le sue passeggiate. Le piaceva stare in mezzo alla natura. Una notte si è svegliato ed è venuto qui sul Monte Sona, dicendo che quando si è svegliato e è venuto qui. L'ha fatto quasi in automatico, no? Che è come se fosse un qualcuno che lo guidava fino a qui, una cosa del genere. E alla fine niente, ha avuto questo incontro con questi esseri che avevano questa luce attorno a sé, con i capelli lunghi, occhi chiari, molto luminosi, abbastanza alti, molto belli, che gli hanno lasciato qualche messaggio. Ora non mi ricordo benissimo che messaggio gli hanno lasciato, possibilmente non lo so nemmeno. Fatto sta, c'è questa storia che racconta questa situazione. Addirittura, ripeto, molte persone dicono che qui di notte si sentono cose strane, si vedono cose strane. Io sono qui quasi con il tramonto per la prima volta, non ci sono mai stato, quindi non vi saprei dire. Quindi fin quando non vivo in prima persona qualche situazione del genere, magari Dio non vi saprò dire se è vero il tutto ciò, ma fatto sta è sempre comunque bello e piacevole stare qui in mezzo alla natura, lontano dall'inciviltà e la merda, come abbiamo visto che purtroppo arriva anche qua. E niente, signori, nel frattempo vediamo se trovo qualche piantina da portare a casa, di qualche frutto particolare. Qui sull'Etna abbiamo le pere, le noci, le castagne, abbiamo un po' di tutto, c'è tanto altro. La rosa canina che fa molto bene per quanto riguarda le tisane, facendo le tisane con la rosa canina sono, se non mi sbaglio, intanto innanzitutto drenanti, poi comunque hanno le proprietà, la vitamina C che fa molto bene, eccetera, eccetera. E andiamo, signori. Vado avanti, ho perso la madre e la donna, vediamo dove sono. Sono state rapite dagli alieni, però come faccio? E io, beate loro, portatemi anche a me, portate pure me. Dove cazzo sono? Sono lì in fondo, stanche, appoggiate al muretto, depresse, ma non le fermerà nessuno e ce la faranno a salire questa salita ripida, piena di emozioni. Sparo un po' di cazzate tanto per dire qualcosa, signori. Che è successo? Siete stanche? Avete trovato qualcosa? La pigna? Donna, saluta il pubblico. Non ti vergognare. Padre, saluta. Signori. La madre, è la donna che si vergogna. Quindi continuiamo la salita verso l'infinito? Andiamo. Ok. Ma mi avvertono di stare attento e non perdere questa torcia bellissima, ma noi non la perdiamo perché ce l'abbiamo sempre, non dico dove, ma comunque nella tasca posteriore. Da notare il tramonto bellissimo che si intravede tra questi alberi pazzeschi, i pini dell'Etna. E niente, signori, è arrivato lì in fondo,
vediamo se riusciamo a captare qualche bel panorama da farvi vedere. A dopo. Signori, da notare il silenzio. A parte me che respiro, dopo aver fatto tutta sta salita, guardate che bello. A prescindere, ogni tanto ci vuole. L'inciviltà anche qui, pezzi di carta. Mamma mia, vabbè. Comunque, dicevo, ogni tanto ci sta che vi allontanate da quel caos cittadino e andate in mezzo alla natura a godervi un po' di silenzio, aria pulita, che vi aiuta a riflettere. Questo silenzio aiuterebbe anche molto a studiare, soprattutto per chi va all'università. Vieni qua con una tovaglia, ti metti lì a terra su questo pratino verde vicino a questo alberello e ti godi il tramonto, studi e ti rilassi proprio alla pace. Qualche uccellino che si sente qua e là ogni tanto. Bello. Bello, immaginate il mondo tantissimi anni fa, migliaia di anni fa, quando non c'era tutta questa tecnologia che ci permette oggi di fare questo video, di vedere questo video. Ed era tutto così, non c'erano macchine, ogni tanto passava qualcuno con il cavallo. Questo silenzio, la sera con la candela, non c'erano sti smartphone, i bambini giocavano, si divertivano. Bello. Ovviamente tutto ciò ha i suoi pro e i suoi contro. Noi cerchiamo di captare il positivo da una parte e dall'altra. E quindi questi sono gli aspetti positivi di quei tempi, quando non c'era la tecnologia. C'era più contatto con questo mondo, che adesso non viene nemmeno rispettato da questi elementi, animali, maiali, che sono peggio dei maiali e peggio degli animali, che vengono qui e al posto di rispettare la loro madre natura, come si suol dire, no, gli buttano la merda addosso. Schifo, schifo. Nel frattempo che sono qui ho deciso di fare proprio questo, di sedermi su questo pratino. Nel frattempo che aspetto le donne che stanno per arrivare e mi godo questo bellissimo tramonto, rilassatissimo. Guardate che bello, signori. Wow. Guardate che bello. Wow. Da notare che forse queste non sono nuvole, ma il fumo dell'Etna. Possibilmente, vediamo. Vediamo. No, possibilmente fumo non è, non si capisce. Però no, mi sa che sono nuvole, o forse un mix, non so. Lì mi sembra il fumo dell'Etna, comunque la scia, però qui un pochino si dissolve, non si capisce. Anche perché il cratere è di là, quindi è tutto fattibile, tutto possibile. Signori, vi ho regalato questo bellissimo tramonto in time lapse.
spero che lo apprezziate, e quindi se lo avete apprezzato mettete subito like su questo video, e giustamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di condividere questo video con i vostri amici, perché qua parliamo di cose molto interessanti e soprattutto lo facciamo con tanto cuore, e questa è la cosa più importante. Detto questo, continuiamo la salita.